zucchine in carrozza. Per realizzarle ci occorrono 3 zucchine di quelle grandi che ho già affettato, vi farò vedere il procedimento. 1,5 etti di prosciutto cotto, 1 etto di formaggio grattugiato parmigiano, pan grattato quanto basta, 2 mozzarelle che ho già tagliato a pezzetti e ho messo a scolare con un colino, olio extravergine d'oliva. Ci servono delle zucchine ovviamente che abbiano un diametro più grande rispetto alle altre. Bene, allora prendiamo una tazza con un colino che si possa posizionare all'interno. Questo perché dobbiamo fare scolare il nostro fior di latte, che lo tagliamo molto semplicemente a quadrettini. Prendiamo la zucchina. Togliamo le estremità. E adesso andiamo ad affettare delle fettine di 0,5 centimetro. Prendiamo la pirofila e disponiamo le nostre fette di zucchina. Un pochino di sale. In questo modo. E procediamo così con tutte le nostre fette di zucchina, cioè dobbiamo stratificarle con un pochino di sale, in questo modo rilasceranno l'acqua in eccesso, le lasceremo sotto sale per 20 minuti. Uniamo il pan grattato e il formaggio parmigiano. Lucidiamo le zucchine con un po' di olio da entrambe le parti. E adesso un bel tuffo nel pan grattato. Farciamole con mozzarella e prosciutto cotto. Sbattiamo adesso 2 uova. Chiudiamo le nostre zucchine farcite con un altro dischetto di zucchina. E dopo un altro tuffo, questa volta però nell'uovo. Lasciamo scolare l'eccesso di uovo e poi altro giretto sul pan grattato. In questo modo otterremo una panatura croccante.
Rivestiamo la teglia con della carta da forno e ungiamola leggermente, aiutandoci con un pennello. Inforniamo a 190 gradi per 25 o 30 minuti, fino a che risulteranno belle dorate. Bene, le nostre zucchine in carrozza sono pronte. Se questa ricetta ti è piaciuta, iscriviti al canale e condividi con gli amici. Se volete vedere il video delle mozzarelle in carrozza classiche, lasciate un bel like e presto lo realizzerò per voi. Un bacione e grazie per aver guardato questo video. Ciao!